successo che dimostra che la San Giovannese è una squadra costruita bene, con ragazzi decisi, insomma. Sì, è stata costruita bene, ormai siamo alla, mi sembra, 12ª giornata di campionato, quindi abbiamo lasciato solo due punti per strada, quindi la squadra è una buona squadra, l'abbiamo sempre detto, però quello che più ci conforta in questo momento è il percorso di crescita che questi ragazzi stanno avendo, quindi nonostante che la nostra sia una squadra qualitativamente buona, in questo momento stiamo giocando su dei campi, domenica scorsa in casa nostra, in un campo al limite della praticabilità, quindi non proprio ideale per le nostre caratteristiche. Anche oggi il campo, nonostante sia una struttura molto bella, sicuramente non ci facilita da un punto di vista di espressione di gioco, però la risposta dei ragazzi è stata ottima sia domenica scorsa che anche oggi, quindi siamo contenti. Ancora il percorso è molto lungo, ci sono quasi 2/3 di campionato da fare, quindi ancora di strada ne abbiamo veramente tanta, però insomma abbiamo 7 punti di vantaggio che dobbiamo tenerceli stretti, come si dice, no? Sì, vanno gestiti. È pieno in cascina, per le stagioni un pochino più difficili, per i momenti un pochino più difficili. Però ecco, ci conforta e siamo molto contenti del lavoro che stanno facendo i nostri istruttori e quindi anche la squadra durante il lavoro settimanale. Sicuramente te, in qualità di responsabile del settore giovanile, la stessa società, questi ultimi 2 anni avete fatto passi da giganti, no? Mi ricordo la prima volta quando ci siamo conosciuti nella nostra prima intervista, dove si è parlato dei programmi ambiziosi che oggi vi danno ragione. È vero, confermo. 3-4 anni fa, quando siamo ripartiti, non avevamo nemmeno un campionato regionale. Oggi, per fortuna, insomma, abbiamo giovanissimi regionali, gli allievi regionali, gli juniores nazionali, quindi insomma abbiamo un pochino i campionati quelli più importanti. Abbiamo faticato molto per arrivare a questo punto, però insomma non ci vogliamo fermare sul più bello, certo. Insomma, l'importanza e la storia della nostra società ci impongono di cercare di raggiungere sempre gli obiettivi più alti, ed è per questo che stiamo lavorando. A volte ci riusciamo, a volte no, però insomma l'idea, la filosofia è un pochino questa qua. Anche se sarebbe importante proprio, come dire, sviluppare questo lavoro proprio in prospettiva della prima squadra. Fondamentale, le risorse economiche sono sempre meno per tutte le società, ma anche per una società come la nostra, e quindi la prima squadra ha bisogno di budget, e quindi se noi riusciamo a costruirci ragazzi in casa che provengono dalla nostra scuola calcio, passando per il settore giovanile fino ad arrivare alla punta dell'iceberg che è la prima squadra, siamo contenti e lavoriamo per questo obiettivo qui, al di là del raggiungimento dei risultati e degli obiettivi sportivi, però lavoriamo per cercare di far arrivare in fondo alla filiera i nostri ragazzi. E quindi questo è il lavoro, è l'obiettivo che ci siamo imposti, perché poi dopo se ce li facciamo in casa ovviamente dobbiamo spendere meno risorse, più che altro, certo. Il direttore generale per la prima squadra, e è soddisfazione nostra avere un numero sempre più alto di ragazzi che provengono dal nostro settore giovanile a fare un campionato di Serie D. Grazie. Prego, buona. Grazie a voi.